Siamo qui adesso con l'onorevole Laura Comi, grazie per essere qua con noi. Grazie a voi. Volevo farti un paio di domande. Cosa ne pensi di questa iniziativa di oggi? Ma è un'ottima iniziativa, un'iniziativa partita anche dagli addetti ai lavori, quindi mi sembra ancora più incisiva in un momento di difficoltà. Penso che la solidarietà e mettere al servizio anche il proprio saper fare è necessario. Certo. Che impressione ti hanno dato i nostri talent? Veramente giovani, iniziamo già a essere un po' invidiosa. Comunque veramente bravi, con passione, soprattutto hanno questa volontà di fare qualcosa di utile. E quindi ho visto che erano lì che, come dei gruppi di lavoro, quando si facevano anche le ricerche a scuola, sono affollati, proprio concentrati su quello che stanno facendo. Sono premi questi ragazzi, molto appassionati. Molto, e qui la passione penso che sia il filo conduttore di tutto. Ascolti anche tu musica EDM oppure preferisci altri generi musicali? Allora, io ho una deformazione perché papà, essendo batterista, sin da piccola mi ha fatto ascoltare Bruce Springsteen e quindi quello diciamo che è un po' il mio artista e cantante preferito. Però quando c'è una iniziativa anche così benefica mi avvicinerò anche a questo tipo di new music. Ah, perfetto. Cosa ne pensi degli organizzatori di Arte Music Recording e Francesco Facchinetti in collaborazione? Ma più che cosa ne penso, vorrei dire loro un grande grazie. Un grazie per quello che stanno facendo, perché spesse volte la solidarietà riesce ad avere tempi più rapidi che una legge o un finanziamento che deve arrivare soprattutto per degli aiuti umanitari. Quindi un grazie particolare perché permette di sensibilizzare anche gli altri cittadini che non hanno vissuto in prima persona queste catastrofi. Due parole da spendere sulla popolazione sarda e calabrese che stanno vivendo questo periodo abbastanza difficile? Ma sicuramente una massima vicinanza, una vicinanza che non è a parole ma che è con i fatti. Questo testimonia la mia presenza qui ora, ma anche quello che al Parlamento europeo stiamo facendo. Ho presentato un'interrogazione urgente alla Commissione per capire quando arriveranno questi soldi e questi fondi per le popolazioni colpite. Ok, onorevole, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ti auguro un buon fine giornata. E buon lavoro a tutti voi. Grazie.